evento credo molto interessante, molto partecipato, e alla fine credo che il risultato sia stato molto buono. E si sono messe in evidenza queste possibilità che il Fondo Sociale Europeo nella programmazione 21-27 offre e che Regione Marche mette in campo, questi bandi relativi alla creazione di figure specifiche, quindi parliamo di bottega scuola e di creazione di nuove imprese. Bottega scuola è interessantissimo perché comunque dà la possibilità a chi aderisce di fare tutto un percorso formativo nel settore dell'artigianato, che è un settore trainante per quel che riguarda soprattutto la nostra provincia ma anche la Regione Marche. Noi qui abbiamo dei distretti, distretto del Cappello piuttosto che il distretto delle calzature, e ci sono tantissime piccole e piccolissime imprese artigiane, quindi un settore che può essere da traino se adeguatamente supportato come si sta facendo. E stessa cosa la questione relativa alla creazione di nuove imprese, quindi si mettono a disposizione dei fondi per dare la possibilità a tanti giovani che hanno delle idee, che hanno, che hanno volontà di intraprendere nuove professioni, di aprire una loro attività. E credo che questo sia fondamentale, perché oggi i giovani volenterosi ce ne sono, ma molto spesso fanno difficoltà nell'accesso al credito, in tanti altri adempimenti, e quindi avere queste possibilità credo che per loro sia fondamentale, e fondamentale anche per il territorio che ci siano ovviamente nuove imprese che potranno nel futuro creare nuova occupazione e anche nuove possibilità di investimenti.